Adesso passiamo la parola alla psicologa che ci parla di sport e cura del sé, dal corpo alla mente, quindi la parola passa a Ilaria Castina. Direi che mi ricollego un po' a quello che ha detto Fabio, perché comunque già lui ha accennato i benefici dello sport in ambito psicologico e mentale. Io partirei un po' dall'idea che lo sport è proprio il luogo dove scoprire le proprie risorse. Questo perché prendere consapevolezza delle proprie capacità è possibile solo fuori e dove è possibile sperimentarle, metterle in atto, riconoscerle e soprattutto anche vedersele riconosciute, quindi avere un feedback dall'esterno. Quindi quello sportivo può e deve essere questo ambiente e può diventare anche uno strumento di crescita, dare quindi la possibilità a tutti di sentirsi potenti, efficaci, padroni della situazione, migliorando quello che viene definito il concetto di sé. Il concetto di sé cos'è? È la percezione che l'individuo ha di se stesso e ha dei contenuti sia descrittivi che valutativi. Quindi con self-concept si intende l'individuo così come è conosciuto, percepito dall'individuo stesso, ovvero diciamo il modo anche di autodescriversi che è basato su una moltitudine di ruoli e di attributi che riteniamo che costituiscano il nostro sé. Le tre caratteristiche principali sono la multidimensionalità, la gerarchia e la stabilità. È costituito da più dimensioni, sociale, fisica, accademica, religiosa, ci sono quindi molti aspetti nel concetto di sé, che si pongono in modo gerarchico per andare a costituire il sé globale. Ognuno di noi darà più valore a una o un'altra, ma comunque tutte quante sono sempre presenti. Questo influirà anche sulla propria autostima. La stabilità, a cosa si riferisce? Si riferisce al fatto che non è facilmente suscettibile di cambiamenti. Quindi, così come lo si costruisce, cioè è importante costruirlo, diciamo, in maniera il più possibile positiva fin dall'infanzia. Lo sviluppo umano è considerato un evento progressivo nel quale ogni fase di vita presenta compiti elevati, sensibilità e bisogni. Ilaria, Compiti scusa che se ti sì. permetto di interrompere, ti sentiamo un po' metallica come voce, non so se riesci a intervenire in qualche modo. Va meglio? Prova un po' a parlare. Si sente meglio? Adesso un po' meglio, sì. Magari era dovuto al microfono, non so. Se va meglio, vado avanti. Sì, anche se si sente un po' un fruscio di fondo. Ma non ho idea. Se tu potessi usare le cuffie, hai delle cuffie a portata di Ma mano? no, No. sono arrivata al volo da via e mi chiedo scusa, sono un po' poco attrezzata in questo periodo. Sto correndo tra la Sardegna e il Piemonte. Andiamo avanti, vediamo se riusciamo Cerchiamo comunque di ad ascoltarti stare senza più vicino problemi. al microfono, magari Ok. così si sente meglio. Ok. Quindi, dicevamo, possono esserci momenti di crisi, opportunità di nuovi apprendimenti. Le persone possono, attraverso l'integrazione, giungere a un migliore funzionamento intrapsichico e interpersonale, che permette di trovare un equilibrio anche in relazione ai propri limiti, alle costrizioni esterne alle condizioni sociopolitiche, quindi il concetto di sé è veramente qualcosa che va a toccare un po' tutto. La costruzione in sé si può leggere come il prodotto di relazioni umane e dell'effetto dell'ambiente sul bambino fin dalla nascita. E il benessere psicologico ottenuto attraverso il contatto pieno, interpersonale e intrapsichico. Ecco quindi come entra in gioco l'aspetto dello sport. Perché il contatto con sé, dato dalle nostre sensazioni, emozioni, memorie, pensieri, voleri, bisogni, desideri, fantasie, e con gli altri, le nostre relazioni, viene influenzato da quanto siamo aperti o chiusi al contatto. Le protezioni difensive ci portano a chiuderci, mentre il dissolversi delle difese ci apre quest'ultimo. Questo cosa vuole dire? Vuol dire che se noi viviamo delle situazioni positive, impariamo
man mano ad aprirci e più ci apriamo, più riusciamo a creare un nostro sé positivo. Perché proprio secondo Bernard, secondo quella che è l'analisi transazionale, il contatto è alla base della costruzione della persona. Quindi lo sport, con le possibilità di incontro e di stimolo che fornisce, diventa quindi l'opportunità di dissolvere anche queste posizioni difensive. Perché anche là dove ci sono state magari esperienze non del tutto positive del bambino nella relazione, se all'interno dell'ambiente sportivo ha occasione di sperimentarsi, provarsi, vivere il qui e ora raggiungendo una soddisfazione dei bisogni relazionali, queste posizioni difensive possono un po' alla volta dissolversi. Diventa quasi una terapia. Il sé corporeo è un aspetto del concetto di sé. Costituisce l'insieme di conoscenze, sentimenti, ricordi e esperienze che l'individuo riferisce al suo corpo. E il costrutto di sé corporeo viene considerato, quindi, come dicevo, un sottodominio del concetto di sé. Il sé corporeo anch'esso è multidimensionale e gerarchico. Qui possiamo vederne un esempio. Proprio partendo dall'attività fisica, ci permette di conoscerci delle capacità come la resistenza, la coordinazione, la forza, la flessibilità, ci porta a capire che noi possiamo avere delle competenze sportive. Nel contempo, l'attività fisica va a lavorare sugli aspetti di salute, va a permetterci di superare problemi come l'obesità, che vanno a influire sia sulla salute che sul nostro aspetto. Tutte queste componenti vanno poi a confluire nel concetto globale di sé corporeo, quindi nell'autostima. L'elaborazione del concetto di sé è quindi influenzata da dati di realtà, dalla visione psicologica, emotiva e affettiva della propria fisicità e dalla dimensione sociale. Esiste un rapporto tra identità e riconoscimento. L'identità viene forgiata dal riconoscimento che, come ci ricorda l'analisi transazionale che già citavo prima, non è da considerarsi come una gentilezza dovuta, ma come il bisogno fondamentale dell'essere umano, ovvero noi esistiamo nella relazione. Pertanto, se veniamo riconosciuti in quello che sappiamo fare, questo ci aiuta a costruire una maggiore autostima e anche un senso di autoefficacia. L'identità umana si genera infatti nel rapporto con l'altro. Siamo animali relazionali e per noi è impossibile non comunicare. Qualcosa che si scopre dentro di sé, ma viene riconosciuto solo nel dialogo che c'è tra i nostri stati dell'io, quindi tra le nostre parti interne, e nel contempo anche con gli altri significativi. Quindi è un continuo dialogo tra parti, il creare un concetto di sé. Nel processo di sviluppo del concetto di sé e di sé corporeo, il senso di inferiorità e l'ansia possono portare la persona ad autosvalutarsi, quindi esperienze negative possono portare, soprattutto durante il periodo adolescenziale o preadolescenziale anche, ad assestarsi su una posizione del tipo io meno, tu più. Sviluppare una dispercezione del sé fisico causando forte dipendenza dalle opinioni altrui e gettando le basi per molti problemi futuri. Quindi anche ad esempio i disturbi alimentari molto spesso sono legati a queste difficoltà. Il praticare sport permette di costruirsi un concetto di sé positivo e anche un concetto della propria corporeità positiva, perché permette man mano di conoscere il proprio corpo. Molto al di là di essere solo un modo per passare il tempo, infatti lo sport occupa il posto di rilievo nella costruzione dell'identità, della socialità, del bagaglio cognitivo dell'individuo, perché ciò che noi impariamo nell'ambito sportivo si può sempre esportare nel quotidiano della vita. Infatti si trasforma in un serbatoio di feedback positivi da cui attingere, andando a scoprire anche le risorse che la persona possiede durante l'esperienza sportiva, qualunque essa sia, anche quella amatoriale, non necessita per forza di
qualità del bambino, noi possiamo scoprire la nostra qualità e le nostre capacità. Queste, esportate nel quotidiano, ci permettono di sentirci efficaci e di costruire un buon diciamo, self-concept. Cos'è lo sport? Lo sport è espressione della cultura prodotta dall'uomo, caratterizzato da una pregnanza etica, in grado di valorizzare gli aspetti della persona umana. Quindi, come veicolo di una molteplicità di valori, anche di pace, libertà, solidarietà, lealtà, amicizia, e il suo costruirsi come luogo privilegiato di educazione e formazione rappresenta il punto di congiunzione tra mente, corpo e spirito. Tant'è che se andiamo a vedere il simbolo delle Paralimpiadi, sono le tre gocce che rappresentano proprio queste tre parti. Come possiamo sviluppare il sé corporeo? Partendo proprio dai bambini, ci sono le associazioni sportive, le scuole che si occupano di sport e la scuola stessa, nelle ore di educazione fisica, che se vengono sempre considerate un po' l'ultima ruota del carro, in realtà possono permettere ai bambini e ai ragazzi di sviluppare molte qualità. E possono farlo come? Creando un contesto di mutuo supporto e di reciproca cura, instaurando un clima che permetta a tutti di sentirsi sicuri, tranquilli, liberi e rispettati, far sentire i bambini e i ragazzi competenti, ponendo anche obiettivi realistici e aiutandoli a valutarsi realisticamente, quindi là dove c'è un'eccessiva autocritica, aiutarli ad esempio a vedere le buone qualità e il contrario, anche, quindi insegnargli anche a vedere quali sono i limiti che possono trasformarsi in risorse. Perché un limite è anche una possibilità di crescita. Là dove ho un limite io posso darmi da fare per migliorare. Questo è importantissimo e nello sport deve essere sempre preso in considerazione. Esprimere giudizi positivi sul lavoro svolto, valorizzando il potenziale esistente, piuttosto che distribuire in modo sterile critiche e giudizi. Aiutare gli atleti o gli alunni, nel caso si parli di ginnastica, educazione fisica fatta a scuola, a incrementare le proprie abilità sociali, a costruire relazioni positive con i pari, in un'ottica inclusiva. Questo perché lo sport permette tutto questo anche alle persone con disabilità e disabilità gravi. Aiutare a identificare i propri punti di forza e di debolezza, si ricollega a quello che dicevo prima, un punto di debolezza è un'area di crescita. Garantire un'atmosfera educativa di rispetto e accettazione dei propri e degli altrui limiti, insegnando a trasformarli in opportunità di crescita. E promuovere l'accettazione di sé, facilitare le autovalutazioni realistiche. Tutto questo è qualcosa che l'ambiente sportivo può dare e deve dare, secondo quello che è la mia visione, ai bambini e ai ragazzi. Io vi lascio con una frase che purtroppo si è girata, vi chiedo scusa. E si educa con ciò che si dice, più ancora con ciò che si fa e ancora di più con ciò che si è. E vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a te Ilaria per questo importante excursus nell'importanza dello sport veramente per la mente, che è appunto insomma, un tema che è già stato portato in evidenza negli altri due interventi e che così con te abbiamo potuto approfondire e sarebbe un discorso che dovrebbe essere a mio parere molto più condiviso e diffuso a livello culturale nella società, perché comunque non sempre ecco, allo sport è dato il giusto valore, soprattutto educativo. E lo sport a volte però crea anche dolore. Troppo sport crea anche
delle problematiche legate agli infortuni, legate alla necessità poi di riabilitazione e qui anche ha degli effetti magari controproducenti a livello psicologico, nel senso che uno non può fare sport quando è infortunato e deve fare i conti anche con questa mancanza. E vediamo quindi come si può affrontare il discorso della riabilitazione del dolore insieme a Daniele Montanaro, fisioterapista. Grazie. Buonasera a tutti. Cercherò di essere molto discorsivo, cercando di parlare come quando parlo ai miei pazienti. Questo che andrò a fare è un discorso legato all'attività fisica che in questo periodo di post-lockdown sta creando, credo che i miei colleghi possano confermarlo, qualche problema, perché stare fermi 3-4 mesi poi riprendere spesso può causare dei disturbi. E poi perché mi ricordo, il mio primo sito internet iniziava con capire il dolore è il primo passo verso la guarigione. Nel titolo sport o attività fisica, che dir si voglia, come riabilitazione del dolore. Allora, cerchiamo di capire prima di parlare come fare, di cosa stiamo parlando. Analizziamo la parola riabilitazione e poi dolore. Riabilitazione vuol dire riabilitare, rendere di nuovo abile. Da cosa? Da una disabilità. La disabilità è infatti per definizione qualsiasi limitazione o perdita della capacità di compiere un'attività nel modo o nell'ampiezza considerati normali per un essere umano. Ed è strettamente collegata, spesso e sovente, al dolore che può essere la causa di una disabilità. Entriamo nella definizione. Cercherò di essere il meno tecnico possibile proprio per parlare a persone, a pazienti. Cos'è il dolore? La definizione dello IASP, International Association of Study of Pain, poi riconosciuta dall'OMS, la definizione del dolore è una esperienza, è tutto qua, una esperienza sensoriale ed emozionale spiacevole associata ad un danno tessutale in atto o potenziale, descritta in termini di danno, in atto o potenziale. È un'esperienza quindi individuale e soggettiva a cui convergono componenti puramente sensoriali relative al trasferimento dello stimolo doloroso dalla periferia, un braccio per esempio, alle strutture centrali. Inoltre intervengono componenti esperienziali e affettive che modulano in maniera importante quanto è percepito. E per componenti esperienziali e affettive si intendono tutti i fattori che possono modularne l'intensità. E possono essere fattori ambientali, culturali, religiosi, affettivi, fisici. Il dolore influenza la nostra quotidianità e il dolore è influenzato dalla nostra quotidianità. Per comprendere meglio questa visione dobbiamo rifarci al modello biopsicosociale che venne proposto per la prima volta nel 1977, rivoluzionando quello che era il modello biomedico, che purtroppo dovrebbe essere già stato accantonato, purtroppo è ancora troppo frequente, che vede l'organismo come una macchina, no? E la malattia come un guasto alla macchina, senza considerare il guidatore. Il modello biopsicosociale invece prende in considerazione la persona nella sua interezza, in quanto componente biologica, quindi i suoi tessuti, il suo corpo, psicologica, l'umore, la personalità, le emozioni, il comportamento e sociale. Tutte le relazioni, la famiglia, il lavoro, l'ambiente, la cultura, la popolazione, addirittura si può anche pensare, arrivare a dire lo stato in cui una persona vive. E ognuno di questi tre fattori è interagente con gli altri che lo influiscono e ne sono influiti. Ritorniamo alla definizione del dolore. Ormai tutti gli scienziati sono concordi nel definire che le esperienze dolorose sono una eccellente risposta, per quanto spiacevole, a cosa il nostro cervello giudica sia una situazione di minaccia. Sono anche concordi nel dichiarare che se sussiste un problema in una qualsiasi parte del corpo, non darà segnali di dolore se il cervello non giudica sia una situazione di minaccia. E inoltre sono anche concordi nel dichiarare che il cervello non darà segnali di dolore se non è impregnato di credenze e convinzioni.
Allo stesso modo, anche se non sussiste alcun problema o danno in qualsiasi tessuto, non farà male, non si sentirà male se il cervello non pensa che non sia in pericolo. Il cervello non distingue così chiaramente le esperienze fisiche da quelle emotive. Entrambe vengono elaborate nello stesso modo e producono le stesse reazioni biologiche ed emotive. Iniziamo a considerare l'esperienza, la quantità di dolore, non è legata alla quantità di danno, ma alla quantità di presunto pericolo di danno, e per questo la definizione dice potenziale danno. Facciamo un piccolo esempio per addentrarci. Un taglietto al dito mignolo, al polpastrello del dito mignolo, di un fattorino avrà una valenza completamente diversa che quella su un polpastrello del dito mignolo della mano sinistra di un violinista professionista che mantiene una famiglia e che magari è l'unico lavoratore. Quindi altri fattori come l'età, il genere, la cultura, il contesto in cui si è cresciuti possono influenzare il dolore. Quando il nostro corpo è esposto a una minaccia, i nostri sistemi si mettono in allerta. Il sistema simpatico aumenta il battito cardiaco, mobilizza le scorte energetiche, aumenta la vigilanza, fa sudare. L'apparato locomotore si attiva per poter attivare i muscoli, scappare o combattere il meccanismo fight or flight e proteggere l'area. E inoltre il sistema riproduttivo cessa la sua attività, rallenta l'attività anche quello digerente. E solo più tardi quello immunitario si attiverà per mettere in moto i processi di guarigione insieme al sistema parasimpatico che nutrirà poi la cellula e promuoverà il sonno per la guarigione dei tessuti. La lesione del tessuto prevede poi tre fasi standard, no? La fase di infiammazione, la fase di proliferazione e di rimodellamento. In teoria il dolore tessutale dovrebbe diminuire insieme alla guarigione del tessuto. Però non è sempre così, perché abbiamo sempre in mezzo lui, il cervello. E spesso il paziente ti dice, ma mi sta dicendo che il dolore sta tutto nella mia testa, quasi come dire, non sono pazzo. No, invece sì, è così. No brain, no gain, dicono. Vi porto due esempi diametralmente opposti. Un paraplegico che non ha connessioni nervose tra cervello e gli arti inferiori non sente dolore se gli vengono inseriti aghi o coltelli o bruciati nella zona. Al contrario, una persona amputata o addirittura nata senza un arto potrà soffrire in quella zona che non ha. Infatti c'è una patologia chiamata arto fantasma, perché comunque nel proprio cervello quell'arto è presente. Però attenzione! Dire che il dolore sta tutto nella testa non vuol dire che non sia reale, e come, anzi, il paziente non è pazzo quando sente male. Allora andiamo a capire come mai ci sono persone il cui andamento del dolore non segue quello della guarigione del tessuto. Si innesca quella che viene definita sensibilizzazione del sistema nervoso centrale, cervello. Ovvero il sistema nervoso diventa più sensibile. I neuroni, che vengono cambiati ogni tot giorni nel nostro organismo, diventano più facilmente eccitabili. Facciamo finta di avere un sistema di allarme in casa che diventa ogni tot giorni sempre più sensibile, con sempre maggior numero di sensori e sempre più facilmente attivabili. Arriva un punto in cui passa una farfalla e scatta l'antifurto. Ed è proprio in questo momento che entrano in gioco e iniziano a essere preponderanti sulla lesione del tessuto tutte le convinzioni e le credenze che diventano sempre più coinvolte più della condizione del tessuto. In gergo le chiamiamo yellow flags, bandiere gialle, ovvero tutte quelle condizioni psicosociali, ritorniamo al modello biopsicosociale, che possono influire sul dolore o sulla cronicizzazione del dolore. Guardo sul telefono perché ne voglio leccare qualcuna, non voglio dimenticarle. Per quanto riguarda, per esempio, il dolore lombare, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha riconosciuto tra queste yellow flag, tra le convinzioni, credere che il dolore debba scomparire completamente prima di tentare il ritorno al lavoro, oppure nella famiglia il coniuge con atteggiamenti iperprotettivo o punitivo, oppure delle difficoltà per quanto riguarda il luogo di lavoro, delle difficoltà relazionali, un basso livello socio-economico, una mansione che ha lavori atipici,
ansia e depressione. Sono tutti, poi sono tanti di più, però sono tutti fattori che possono influire sulla quantità e sulla percezione di dolore e sulla durata del dolore che una persona può percepire. Ed è proprio in questo momento che il rapporto paziente-professionista sanitario può fare la differenza. Quali sono le caratteristiche del professionista? Innanzitutto deve essere professionista sanitario. In un'era in cui l'abusivismo dilaga, avere la patente, perché poi il titolo abilitante è una patente, spesso fa la differenza tra il saper riconoscere un dolore da sensibilizzazione o una malattia che necessita di un approfondimento. Poi, per quanto riguarda la relazione tra paziente e professionista, deve saper rispondere a tutti i dubbi, le domande in modo scientifico, ma soddisfacente, perché deve far comprendere il problema al paziente. E poi, importante, non deve far diventare dipendente il paziente dalla terapia che il professionista eroga, ma deve renderlo parte attiva nella sua guarigione. Deve saper rispondere a delle domande precise. Cosa sta succedendo al mio corpo? Quanto tempo impiegherò a stare meglio? Quali sono tutte le opzioni di cura e di gestione del mio problema? Cosa posso fare io, paziente, per il mio problema? Cosa puoi fare tu, professionista sanitario, per il mio problema? C'è qualcosa nella mia salute che necessita di approfondimenti speciali? E poi spiegare il significato dei referti del mio esame. Non basta dire c'ho l'ernia, c'ho lo spazio tra L5 e S1 ridotto. Non serve, anche perché nell'80% dei casi, se si parla di schiena, non sono danni, non sono segni di danni, ma sono normali degenerazioni da età del tessuto. Okay? Ma soprattutto devi insegnare al paziente a gestire la paura. Ci sono due modi, due strategie. Una è quella passiva e una quella attiva. Il paziente può usare una strategia passiva, ovvero evitando il movimento, non fare niente, aspettare che qualcosa accada e credere che qualcun altro, qualcosa, una pastiglia, una terapia, un professionista abbia la soluzione, la sua risposta. Oppure attive, quindi conoscere il problema, imparare a conoscerlo a fondo, gestirlo e esplorare, proprio viene definito esplorare i confini del dolore senza paura, trovando dei nuovi modi per muoversi, rimanendo attivi, rimanendo positivi e pianificando. Questa frase che può suonare bizzarra, esplorare i confini del dolore senza paura, in realtà vuol dire che dobbiamo metterci in testa che quando sentiamo del dolore, quando provochiamo del dolore, non stiamo per forza danneggiandoci. Questo sia nel dolore cronico che nel dolore cosiddetto ricorrente, ovvero quando un'articolazione ogni tanto ritorna a fare male dopo un danno magari di anni. Dolore non vuol dire per forza danno. E quindi andiamo più nel pratico. Scegliamo un'attività. Se siamo sportivi, vediamo, quindi, non so, corriamo, giochiamo a calcio, cerchiamo un'attività, controlliamo se la nostra attività produce sintomo, ok? Se no dobbiamo fare quello che in gergo si chiama cross training, ovvero attività alternative, movimento che non provochi sintomo. Per quanto riguarda invece uno sportivo, ma una persona magari che fa l'impiegato 12 ore al giorno seduto tra macchine e tutto, il movimento deve scegliere tra quello che più sia sostenibile e piacevole. Sostenibile perché può piacermi andare a nuotare, ma se la prima piscina a 40 km non è sostenibile. Può piacermi giocare a calcetto, ma se mi posso allenare solo alle 9 del mattino non ho nessuno con cui giocare. Piacevole perché, uno, alla prima occasione, se non è piacevole o al primo disagio, troviamo una scusa e smettiamo, accantoniamo l'attività. Due, se non siamo costanti non avremo risultati. Terzo, la nostra vita è già complessa per ritmi, stress, quindi l'attività deve per forza essere piacevole. Soprattutto se dobbiamo poi sfruttare, come hanno detto i colleghi prima, il rilascio naturale delle endorfine che ne consegue dall'attività fisica. E una volta individuata l'attività, troviamo la linea di base. La linea di base è la quantità di movimento che non produca sintomo. Proviamo a fare un dialogo, parliamo della camminata, l'attività più semplice. Posso camminare 30 minuti senza produrre sintomo? No. 15 senza produrre sintomo? Non so. 10 minuti in salita, in discesa?
probabilmente sentirò male. 5 minuti sul piano, sì, sono sicuro che non produrrò male. Ok, 5 minuti è la linea di base su cui partire per iniziare a fare attività fisica, in questo caso l'esempio della camminata, ok? Pianifichiamo. L'aumento deve essere sempre graduale. Per alcune attività l'orologio può essere utile perché ci dà questa metro di rivalutazione per poter di valutazione e rivalutazione per poter dire che sto aumentando gradatamente la mia esposizione al carico. Cerchiamo di non provocare sintomo, ma non drammatizziamo se succede, anche perché soprattutto nel dolore cronico ricordiamoci che il sistema è sensibilizzato. È sensibile? È sensibilizzato. Se possibile evitiamo di cadere nei trattamenti farmacologici se non è proprio necessario, sempre perché sono dei trattamenti passivi. Utile, molto utile, esattamente come viene fatto nei centri emicranie, nei centri cefalee, pardon, tenere un diario dell'attività e delle risposte all'organismo, non solo un diario dell'attività motoria, ma anche dell'attività quotidiana, perché se io cammino i miei 10, 15, 20, 30 minuti al giorno, poi la sera vado a ballare, allora il quantitativo di movimento a cui sottopongo magari un ginocchio sensibile o che prova dolore è sicuramente più alto. Quindi noi visivamente dobbiamo avere davanti quello che è la progressione e quello che stiamo facendo. Rendere conscio qualcosa in modo da non cadere nella drammatizzazione nel caso si dovesse risvegliare il dolore. Ricordiamoci inoltre che più si è stati fermi per un problema, più il nostro organismo ha gradatamente perso la resistenza allo sforzo. Quindi se prima sopportavamo X, ora sopporteremo X meno. Se prima potevamo correre 40 minuti, adesso non possiamo pensare di riprendere a 40. Esempio qua dopo il lockdown. Ok? Però è importante sapere, e i professionisti sanitari devono far entrare nella testa questo, che il nostro corpo, prima di tutto la nostra colonna, è resistente. La colonna poi è la struttura più meravigliosamente resistente, perché riesce a sostenere il carico, essere snodata, essere elastica, essere forte, spostare carichi. E tra l'altro c'è uno studio particolare che dice, ha valutato come tra due gruppi di persone, il gruppo che ha più paura dell'attività e più paura di provare mal di schiena con determinate attività sarà quello che proverà più in percentuale mal di schiena rispetto a chi invece si muove in maniera normale, senza particolare timore. E per concludere, voglio ricordare davvero che solo con le strategie attive si raggiunge la salute. E voglio concludere con quella che è la definizione dell'OMS della salute. La salute è uno stato dinamico di completo benessere fisico, mentale, sociale e spirituale, non la mera assenza di malattia. Terminato. Grazie per questa intensa illustrazione del concetto del dolore e del rapporto tra la nostra mente e il dolore stesso.